un caro saluto a tutti gli amici chitarristi. Come sempre, prima di introdurre questa mia nuova proposta, desidero premettere che affronterò l'argomento odierno solo in maniera sintetica, toccando quindi esclusivamente gli aspetti essenziali, proponendo la mia visione, elencando alcuni miei suggerimenti, sapendo benissimo che sarò assai parziale e per nulla esaustivo sull'argomento. Il tremolo nella chitarra classica sarà l'argomento di questo mio video. Parlerò quindi di quella tecnica utilizzata con relativa frequenza da chitarristi e compositori, soprattutto a partire dal periodo romantico, ma non solo. Non prenderò in considerazione ciò che in proposito possono fare i flamenchisti, in quanto, non essendo esperto del settore, lascio che siano gli addetti ai lavori ad esprimersi eventualmente in proposito. Quella del tremolo è una tecnica abbastanza comune, soprattutto per quegli strumenti in cui il suono di una nota lasciata vibrare si estingue con una certa rapidità, mentre non appartiene quasi per nulla a quelli che, possedendo un arco o attraverso il soffio prolungato, possono mantenere e anche modulare il suono di una nota per tutta la durata richiesta, finché fiato e arco lo permettono. Stesso discorso chiaramente per quanto riguarda i cantanti. A questo proposito mi viene subito in mente il mandolinista che con veloci movimenti del plettro realizza una sorta di tremolo, da lui definita spesso come trillato, su quelle note lunghe che altrimenti nel mandolino si estinguerebbero molto rapidamente. Ma anche pianisti e arpisti con tecniche assai diverse realizzano tremoli, anche se assai raramente presentano brani interi costruiti esclusivamente su questa tecnica, come invece facciamo noi chitarristi. È facile intuire che il tremolo sarà caratterizzato dalla veloce ripetizione di una nota, ripetizione più o meno prolungata a seconda delle esigenze della melodia. Il tremolo non risulta particolarmente efficace se le ripetizioni della nota sono troppo lente. A volte può avvenire che per motivi evocativi certi tremoli chitarristici siano relativamente lenti. È il caso dell'omaggio a Tárrega di Pujol. E sappiamo, per fare un esempio, che la lenta melodia realizzata col tremolo da Federico Moreno Torroba e inserita nei suoi pezzi caratteristici non è stata presa troppo in considerazione da Segovia nelle sue incisioni discografiche. Segovia stesso preferì sostituire questo brano con la Burgalesa. Ecco quindi che, dovendo surrogare una nota continua, la velocità nel tremolo rappresenta uno degli espedienti più favorevoli. Pur apprezzando molto coloro che prediligono il suono cristallino, non ritengo adatto per un convincente effetto di tremolo il suono ottenuto con la punta dell'unghia e che ricorda il timbro clavicembalistico. Personalmente ritengo che, per fare una similitudine, a una serie di punti ad alta definizione sia preferibile piuttosto una successione di sferette dai contorni più sfumati e meno definiti. In questa immagine voglio rappresentare, nella riga 1, una serie di punti relativamente definiti e distanziati, quindi note nitide ma lente. Nella riga 2, sempre note definite ma più ravvicinate, quindi più veloci. Nella riga 3, note più sfumate dai contorni meno definiti, più lente,
nella riga 4 note con contorni sfumati ma più frequenti. Come si vede, l'effetto della continuità lo si ha maggiormente nella riga 4. Per fare ricorso per analogia ad un'immagine di argomento cosmologico, ritengo che un ammasso aperto di stelle distinte non sia efficace quanto una nebulosa di luminosità più morbida e omogenea. O ancora, sarebbe come cercare l'omogeneità in campo culinario in un'insalata di riso piuttosto che in un passato o in un purè, in una granita invece che in una crema pasticcera. Tutto questo per dire che, secondo me, è preferibile per il tremolo ricercare omogeneità timbrica, uniformità sonora e mancanza di vuoti fra le note del tremolo stesso. Riassumo qui i diversi elementi che contribuiscono alla riuscita di un tremolo efficace: velocità, regolarità dell'emissione timbrica e sonora, continuità e quindi anche mancanza di vuoti. La velocità si ottiene, come per altri aspetti della tecnica, con l'esercizio. Ecco che l'uso del metronomo può essere utile per misurare i propri progressi. Ma d'altro canto, il preferire l'unghia va in contrasto con quella rotondità di emissione descritta con il disegno precedente. L'unghia migliora certamente la definizione del suono, ma crea maggiori vuoti sonori fra le diverse note. Non a caso Tárrega, che veniva considerato come un grande maestro del tremolo, suonava senza unghie. Alcuni maestri della vecchia guardia suggerivano, per migliorare la velocità, di studiare con le dita bloccate da elastici, in modo tale che a uno sforzo iniziale in fase di studio corrispondesse poi maggiore libertà di movimento in fase di esecuzione. Gli stessi maestri estendevano il concetto anche per lo studio di scale e arpeggi. A prescindere dai reali vantaggi di questa metodologia, io l'ho sempre considerata con un certo timore, per paura di incorrere in tendiniti e problemi di diversa natura. Anche la regolarità si può migliorare sensibilmente con l'esercizio, e bisogna tenere presente che il dito indice in genere è più debole e spesso responsabile della mancanza di omogeneità del suono, per cui bisogna esercitarsi di conseguenza. La regolarità può essere favorita da esercizi con formule di arpeggio il più possibile variate. Qui vediamo alcuni suggerimenti, ma chi si vuole divertire può cercare formule di ogni tipo per fare esercizio in proposito. La mia esperienza mi fa supporre che la diteggiatura pollice indice medio anulare sia scelta per l'esecuzione finale da quei chitarristi che possiedono un'impostazione della mano destra che tende verso l'esterno, come ad esempio Segovia, Lagoya, Ida Presti. Mentre altri chitarristi prediligono, come me, la successione anulare medio indice, avendo la destra orientata verso l'interno, cioè verso sinistra. Molto utile anche l'impiego del mignolo in fase di studio, non tanto perché questo debba essere utilizzato in esecuzione necessariamente, ma solo per ottenere benefici per la parte destra della mano. Ecco quindi che si possono prendere in considerazione formule come ad esempio quelle elencate, dove E indica il mignolo.
Personalmente trovo molto utile sia per eliminare il vuoto che si crea quando utilizziamo in modo tradizionale il pollice, sia per dare più incisività a determinati attacchi della melodia, l'utilizzo di terzine in cui la prima nota del tremolo coincide più o meno perfettamente con quella del basso. Vediamo qui la realizzazione della scrittura tradizionale per il tremolo con un esempio di quella invece per terzina. Meglio ancora sarebbe riuscire a realizzare una successione di note ancora più fitta, ma questo comporta grossi problemi nell'alternanza delle dita. Quando poi separiamo il basso dalla nota acuta, come per arpeggiare rapidamente fra il pollice e un altro dito, cioè come mi ricorda il mio caro amico Giulio, secondo la prassi dello scampanamento, ecco che ci si avvicina all'effetto tradizionale del tremolo, ma senza perdere, se non minimamente, la continuità ottenuta. Si capisce quindi che il mio tentativo è quello di raggiungere un mio ideale di tremolo, purtroppo riuscendoci solo raramente, soprattutto ora che non sono più giovane, cercando di realizzare i propositi finora descritti, ma soprattutto curando in modo particolare la rotondità del suono. Consiglierei quindi di pensare il più possibile all'intensità dell'attacco delle dita, studiare inizialmente molto lentamente con un suono molto intenso, lo ripeto ancora. Quindi un movimento molto arcuato, rotondo, come per assecondare la naturale predisposizione delle dita per un moto circolare. Seguendo questa linea, consiglierei di studiare il tremolo prevalentemente sulla prima corda, perché la prima corda è quella più spietata, essendo più sottile, e che quindi ci mette particolarmente alla prova. Io preferisco generalmente seguire la prassi realizzativa dello scultore, che toglie materiale, e noi dal forte toglieremo del suono tutte le volte in cui desideriamo suonare piano, in contrapposizione con chi dipinge, che invece aggiunge, come colui che aggiunge intensità al suono per arrivare al forte. Naturalmente è molto importante anche acquisire abilità nel cambiamento fra le corde. Possiamo inventare al proposito diversi esercizi, magari ricorrendo a posizioni fisse della mano sinistra, come ad esempio con lo studio numero 1 di Villa-Lobos, assortendo le varie possibilità di salto fra le corde e facendo anche saltare il pollice, magari tenendo ferme invece le dita del tremolo. Per quanto riguarda il pollice, è bene che si raggiunga quella doverosa indipendenza in modo tale che eventuali accenti musicali nei bassi non vadano necessariamente ad interferire con le sonorità che decidiamo attribuire al tremolo stesso. Molto utile è anche studiare le scale doppie col tremolo, cioè quelle per terze, seste, ottave e decime, quasi per prendere due piccioni con una fava, fare quindi esercizi di tremolo e di mano sinistra allo stesso tempo. Infine, chi frequentemente urta la prima corda
eseguendo il tremolo, ad esempio sulla seconda, può fare degli esercizi preparando le dita tutte su una stessa corda e poi adoperandole in successione. In questo modo si abituerà a evitare i movimenti inutili. Bene, avevo promesso all'inizio che sarei stato breve e sintetico. Sul tremolo possono dirsi tante cose, ma spero che con questi concetti fondamentali abbia espresso in maniera chiara quelli che sono i miei intendimenti sull'argomento. Grazie dell'attenzione e a risentirci al più presto.